Buonasera, signor Yuko, e benvenuto nel ristorante stellato dello chef Rodolfo, lo chef più famoso che fa cibo per cani. Sì, sì, certo, non so chi è, ma parliamo di cose importanti. Posso vedere il menù del giorno? Ma certo, il menù proprio qua, guardi. Questo è ciò che offre la casa. Puoi scegliere tutto quello che vuole. Ok, grazie. Allora ordino un bao gratinato, un baultino e una baucedonia. Tutto chiaro? Ok, perfetto. Segnato tutto. Ah, aspetti signorina, un'ultima cortesia. Potrebbe essere lo chef Rodolfo a portarmi i piatti? Ma certamente, nessun problema. Avverterò direttamente lo chef Rodolfo di consegnarle personalmente tutti i piatti al tavolo. Buon appetito. Speriamo che facciano in fretta. Ho una fame. Posso mangiare il tavolo? Cucina, ecco l'ordinazione del signor Yuko. No Marti, non puoi dire che è successo. Che cosa? Chef Rodolfo è andato via. Come è andato via? Ma abbiamo la sala piena di piatti. Sì, ci ha lasciato questo manuale con tutte le ricette. Ha detto dobbiamo provare a cucinare noi. Noi? Ma cosa stai facendo? Sì. Nuovo. Mettiamoci le giacche e proviamo. Perché se non vestiamoci da qua, mi diventiamo cuochi. Dai, proviamo, ci sono le giacche qui, ce la lasciate qua. Proviamo. Perché? Perché, chef? Come avete sentito, oggi toccherà a noi cucinare i piatti stellati per il signor Yuko. Esatto. Perché il tuo chef Rodolfo ci ha è andato. Ma prima di iniziare il video lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere le nostre prossime avventure. Allora, il signor Yuko ha ordinato le zucchine ripiene come antipasto. Sì, ho trovato la ricetta. Dice di prendere la zucchina. Non penso sia di quel coltello. Ma non credo proprio. Ma c'era questo qui. Aspetta, qualcosa di più grande. Prova. Vediamo. Aiuto. Ma non ha tagliato niente. Ma è grande! Ok, c'è scritto di metterla a cuocere. Fai metterla a cuocere. No, piano, ma non così! Ma hai schizzato tutto! Ma di metterla a cuocere! Ho capito! Allora, c'è scritto che devi togliere il centro, stando attenta a non romperle. Aiuto! Ma sei bravissima! Inoltre sto preparando delle deliziose polpette di salmone e zucchine. Ehi! Hey. Ma che ci fai qua? Se ne accorta anche lei! Ma no, ma speriamo che i cani in sala non se ne accorgano che ci sono i gatti. Scappa, Kayla! Kayla, scappa, scappa! Per assaggiare, amore, ti piacciono? Beh, chef, devo dire che non sembrano affatto male. Appena ti giri te le mangio tutte. Qua abbiamo tagliato le carote e le frulliamo. Esatto, frulla, frulla. Frulla? Cosa vuoi rumore? Frulla! Non ti ho attaccato la spina, amore. Non ti ho attaccato la spina. Vabbè, non scherzo. Forse adesso è meglio, che dici? Ehi, ma che sta succedendo in cucina? È un bel po' che aspetto. Ho fame. Facciamo finta di essere lo chef Rodolfo. Ma che fa lui? Così, vai. Okay. Ecco, questa è la sua firma. Che è sta roba? Poi lui mette sempre la cialdina di parmigiano così. Okay. Ci mettiamo le nostre belle zucchinette. Sembra davvero il piatto dello chef Rodolfo. È bellissimo. Dici, se ne accorgerà, Yuko? No, non se ne accorgerà mai. Siamo pronti a portare il piatto al signor Yuko! Aspetta però! Cosa? Yuko mi ha detto che voleva che fosse lo chef Rodolfo a portarglielo! E adesso? E adesso? Portaglielo a te! Vabbè, mica sembra lo chef Rodolfo! Ti travesti! E come fai? Aspetta un attimo! No! Aiuto! Vai! Sì, guarda, identica! Chef Rodolfo! Qui, sono il chef Rodolfo! Anche la voce è uguale! Anche la voce è uguale! Buonasera, signor Yuko! Volevo dire, buonasera, signor Yuko! Gli ho portato il primo piatto, che sono le zucchine ripiene. Queste sono buonissime! Non ci credo! Chef Rodolfo è proprio qua davanti a me! Senti quanto sono buono! Quando sono stato bravo io, che sono lo chef Rodolfo, il migliore da tutto quanto proprio! Mamma mia! E qua, assaggi qua, e piano piano, io e signor Yuko, e tutto quanto è venuto! Questa specialità mia! Vedo che gli sono piaciute, queste zucchine! Aiuto, aiuto, piano! Beh, che dire, mi piace! Voto 10! La ringrazio, la ringrazio! Pure un bacio, grazie signor Yuko. Adesso le portiamo pure il prossimo piatto. Questo è finito, lo porto via, signor Yuko. Come portare via? Ma io ancora non ho finito. Non posso mangiare anche il piatto? Uè, che ha creduto, gli è piaciuto. Gli è piaciuto. Mi è piaciuto? Non si è accorto di niente? No, non si è accorto di niente. Già, posso uscire da parte. Non si è accorto di niente. Io ho fatto l'involtino, Non ce lo devo. Dai, ma che ti è? Dai, è tutto un malizio.
Oh, ma mi raccomando, non ci hai messo sale, pepe, vero? Ho seguito la lettera della ricetta di Chef Rodolfo. Ecco, perché lui ovviamente ci ricorda sempre che per gli animali non si possono mettere le spezie come il sale o il pepe, se non gli fanno male. Scusa, ma adesso come lo chiudi? Come con le mani, ma ti bruci! Che la forza di Chef Rodolfo sia con me! Aiuto! Ah! Ma ti sei ustionato la mano! Ma ce l'hai rossissima! Chef Rodolfo non si brucia mai. Ma te non sei Chef Rodolfo però. Oh, si sta aprendo tutto! No, adesso come facciamo? Resisti, involtino. Non la vinci. Resisti. E mentre l'involtino sta cuocendo, ma che stai facendo? Preparando le patate dolci. Wow. Schiacciamole. Mamma mia, sentivo il profumino. Frulliamo i nostri spinaci. Stavolta l'ho attaccato, l'ho preso. Finalmente gli chef non mi stanno guardando. Ma siamo sicuri che su questo tavolo non ci sia niente per me? Sembra tutto così delizioso. Poi spalmata la patata dolce. Aiuto. Alzalo piano. Ho paura. Speriamo di rimane. Ho paura. Sì. Prendiamo la carne che abbiamo cotto. Speriamo che sia cotta. Adesso quando l'apri si vede se è cotta. Oh, perfetta. Ma dei cerchi perfetti. Che è sta roba? Cos'è? Ci hai fatto le ali a questa carne? Sono finocchietti croccanti. Che ne sai, sono croccanti, li assaggiati? Sono croccanti! Crocchiano veramente! Metteremo delle foglie della pianta magica di Rodolfo. Di la verità, le strappate fuori nel giardino. Dare la concentrazione, la disperazione, la paura di rovinare un piatto così perfetto. Viene da tremare. Aiuto! No! No! Fatto. Ma come? Tostatino per sta goccia? Piacerà al signor Yuko? Io sono sicura che da oggi sarà il piatto preferito del signor Yuko. Verrà in questo ristorante tutti i giorni. Wow. Ed eccoci qua di nuovo, signor Yuko. Questo proprio a specialità mia. Questo è l'involtino di manzo su boulette di patate dolci e un poco di finocchietto croccante. Mamma mia, è croccante assai. Che bello, finalmente è tornato. In realtà non ho ben capito cosa c'è dentro questo piatto, però beh, sembra così buono, mi fido. Aiuto, che succede? Oh, tu devi scappare. Non lo sanno che ci sono i gatti in questo ristorante. Scappa. È bravissimo, signor Yuko. Come dice sempre lei, mi è piaciuto assai. Mi fa piacere che ti sia piaciuto assai. Ma adesso arrivo un pezzo meglio, un dessert. Sei pronto al dessert? Bravo, lo vado a preparare. Aspetta tu, aspetta. Certo che questo chef Rodolfo è bravissimo a cucinare. Ma non ricorda qualcuno anche a voi? Che strano. Tiro, aiuto. Pezzo 100 kg. Io faccio la parte divertente, ovvero taglierò questi... Cosa sono questi? Ravanelli! Okay, ma non le metti il libro? Ma chi li conosce, Ravanelli? Vabbè. Attenzione perché è pericoloso. Fai piano. Aiuto. Ah, no, non mi guardare. Dai, ma se sono bravi. E io invece faccio la... Ok ragazzi, siamo arrivati al momento clou. Il finale. Il dessert. Prima di tutto mettiamo un po' di yogurt, quelle che abbiamo preparato in quei lamponi. Notare che sta parlando a rallenti in base a come muove il cucchiaio. Con i lamponi. E adesso con le pinzette di Chef Rodolfo. Sono magiche queste pinzette, guarda. Adageremo tutta la frutta su questa meravigliosa salsetta rosa. E dopo le fragoline mettiamo i mirtilli e inoltre i lamponi. Siamo arrivati al grande momento, quello di farle... Com'è che si chiamano? Knell. Le knell. Ma non è più facile, no? Guardate. E le andiamo a mettere sulla nostra fragolina. Chef Giuse, sembra davvero un piatto stellato. Ed infine mettiamo i petali di fiorellini. Cioè, in teoria anche noi persone potremmo mangiarli. Assaggio? Senti? Ma che colpo! Ma che cos'è? Maglia! No! Ma magnatelo te! Aspetta, se no poi mi scopre, mi devo trasformare in Chef Rodolfo. Ok? Aspetta. Uè, aspetta, ma che bella pulata! Che non bella niente! Ma che hai fatto? Non bella più niente! Dammi il piatto, dammi il piatto! Dammi il piatto! Devo scappare. Vai, meno male. No! I baffi! Si è dimenticato i baffi! Adesso? Uè, ecco lei, signor Yuko! L'ultimo piatto! Udesser! Senta qua quanto è buono! Mamma mia, da leccarsi i baffi! Se vuole do pure una mano, così riesce a mangiare pure meglio! Aspetta! C'è qualcosa incastrato dai denti!
Aspettate, ma è la mia padroncina! Ma com'è possibile? Se trovato bene allora nel mio ristorante. Che cosa? Ma sei tu umana e quella pancia è finta. Ma no, non è vero, non è finta questa pancia, che sta dicendo? Ormai è inutile che menti, ti ho già riconosciuta, sei proprio tu. Ma da cosa te ne sei accorto? I miei baffi, non ho più i baffi. E anche la pancia. Sì, la pancia è finta, Yuko. È vero, sono io la tua padroncina. Lo sapevo. I baffi. No, è troppo tardi. Ti è piaciuto, il nostro ristorante? Se anche a voi sono piaciuti i nostri piatti, vi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi video. Ciao, Lumetti. Ciao, Lumetti. Aiuto, non ci vedo più. Dai. Ciao a tutti, Lupetti.